Ok, buongiorno. Direi ricominciamo da qui, nel senso, questa era la parte che vi ho descritto ieri, ovvero la parte aggiunta da me come spiegazione di differenziale vettori tangenti. Vi ricordo solo brevemente che queste cosine che vedete che ho aggiunto io alle dispense che già avete, sono diciamo, un mio esperimento, nel senso sto provando a spiegarvi le cose in una maniera, diciamo, anticonvenzionale, che è come queste cose sono davvero, cioè come un matematico le impara. E il mio parere è che anche se l'impatto iniziale per voi può essere di cose molto più complicate perché sono molto più astratte. Immagino che quando vi dico il vettore tangente dovete pensarlo come l'operazione di derivare le funzioni, il fatto di fare la derivata. Questa cosa per voi sia molto, molto astratta, no? E magari fa fatica a entrarvi in testa, però sono molto convinto che se fate lo sforzo di provare a capire le nozioni in questo modo, che significa ogni volta che fate un esercizio, provate a ripetervi queste cose, in particolare adesso io quando farò gli esercizi ogni volta proverò a dirvi una frasetta che vi ricorda questo punto di vista, credo che avrete la vita molto più semplice. Cioè, queste cose diventano estremamente più semplici quando sono viste in questi termini. E in particolare avete una spiegazione di cosa sono delle cose che altrimenti per voi sarebbero soltanto simboli, come per esempio dx, dy, questi famosi simboli che fino ad oggi, anche in analisi 1, vi hanno detto sono un simbolo e basta, non ci potete fare altro, non saprete mai che cosa sono, a volte si dice anche così. In realtà adesso io vi ho spiegato che cosa sono, perché x e y sono funzioni e D significa fare il differenziale di una funzione e voi sapete che il differenziale di una funzione è una applicazione lineare sullo spazio tangente. Lo spazio tangente sono i vettori tangenti e bla bla bla, eccetera. Ora non voglio ripeterlo, l'abbiamo già fatto ieri tutto questo ripasso. Comunque, questo è il senso di queste pagine aggiunte. Dicevo però che partirei da qui, anzi probabilmente più avanti, perché questa parte l'abbiamo già vista. Comunque, come al solito, scorriamo queste pagine. Allora, come prima cosa, esercizio. Vedete, queste dispense hanno un sacco di esercizi anche svolti. Questo esercizio è svolto nel dettaglio. Vi invito a farli, a seguirli, a cercare di capire. Questo è l'esercizio che abbiamo già visto, che vi mostra, vi dà un controesempio della teorema che vi potrebbe venire in mente. Dunque, qui cosa dice? Non vale il contrario. Ah, ok, qui dice la continuità delle derivate parziali implica la differenziabilità in un punto. Questo è un controesempio del contrario, nel senso che se questo è un esempio quindi di funzione differenziabile in un punto, ma in cui le derivate parziali non sono continue in quel punto. Ok? E l'avevamo già visto. È importante che vi ricordate anche perché, che non facciate l'esercizio alla cieca. Dice, ora devo studiare nel punto 0,0 questa funzione. Ok, lo faccio. No, vedete la big picture, cioè il fatto che questo vi viene dato con una motivazione. No? È molto bella questa frase iniziale che vi dice perché state studiando questo problema. In generale, quando voi studiate una funzione, non la studiate fine a sé stante, la studiate per risolvere un problema, no? Come vi ho detto, problemi di massimo o di minimo. Ok, questo è un esempio in cui per mostrare che è differenziabile in zero, evidentemente fa un limite, cosa che vediamo dal fatto che qui fa questa maggiorazione, no? E poi dice questa roba tende a zero, quindi per i teoremi del confronto tutta questa roba tende a zero e quindi la funzione è differenziabile, perché ricordate che differenziabile, con la definizione che abbiamo dato su queste dispense, significa che un certo limite è zero, okay? In questo caso il limite, se ve lo andate a scrivere, è questo. Un'altra cosa che al volo vediamo qualitativamente di questo esercizio è che ci sono evidentemente le coordinate polari,
ovvero che il punto nel piano non è rappresentato dalle sue coordinate x e y, punto P, ma è rappresentato in maniera alternativa con altri due numeri che, ammetterete, lo identificano comunque, no? Questi due numeri sono l'angolo determinato con l'asse X e la lunghezza L di questo raggio. Quando fate questa trasformazione, cioè al posto di X e Y rappresentate un punto con lunghezza e angolo, si dice che state usando le coordinate polari. E ovviamente se avete un punto che ha coordinate cartesiane, non so, 3 e 4, e volete sapere quanto sono L e teta, per far questo vi serve sapere delle equazioni che collegano x e y con L e teta, no? Queste equazioni sono, se ci ragionate un attimo, diciamo la trigonometria, che non abbiamo ripassato, ma che ci sono anche delle. C'è un PDF nella cartella condivisa con queste, con un ripassino anche della trigonometria. Vi dice che la x è uguale a il raggio del lato del triangolo per il coseno dell'angolo che insiste su questa ipotenusa del corrispondente triangolo rettangolo, no? E y uguale L sen teta. Vedete che queste equazioni vi permettono di dire per il punto 3, 4 che 3 è uguale a L cosen teta, 4 uguale a L sen teta. E quindi queste sono due equazioni in due incognite che risolte vi danno L e teta. Ovviamente per risolverle dovrete esplicitare il teta dal coseno. Quindi, tranne casi particolari in cui avete, non so, cosen teta uguale pi greco mezzi, cosen teta scusate uguale 1, o cosen teta uguale 0, cosen teta uguale radice di 2 su 2, cioè dei valori per cui conoscete il teta corrispondente. In generale, sto facendo un discorso sempre molto qualitativo, generico, insomma, non sto risolvendo l'esercizio, okay, perché l'abbiamo già fatto, mi sembra. Come discorso qualitativo, dicevo, per esplicitare il teta da qui, ovviamente uscirà fuori il coseno a meno 1, cioè la funzione inversa del coseno. La funzione inversa del coseno, invece di chiamarla coseno a meno 1, che potrebbe confondere e erroneamente far pensare a 1 su coseno, sbagliatissimo, la funzione inversa del coseno è quella che si chiama in generale arco coseno, cosa che io trovo molto espressiva perché la potete leggere come l'arco il cui coseno è. Quindi quant'è l'arco coseno di 1? E vi chiedete qual è l'arco il cui coseno è 1? E cominciate a pensare, dunque, il coseno quando è 1? Il coseno è 1 proprio qui, no? Per questo angolo qui. Vabbè, questo è un esempio forse facciamo sbagliato. Quando è l'arco il cui coseno è un mezzo? Voi dite, dunque, mi sembra di ricordare, il coseno è un mezzo per questo angolo qui. E vi chiedete, quant'è questo angolo qui? Cioè, quant'è questo arco il cui coseno è un mezzo? Ok? E se vi ricordate un pochino di trigonometria elementare, vi ricordate che quest'angolo è di 60 gradi. E quindi dite, questo qui è 60 gradi. Poi magari vi ricordate che questa unità di misura assurda che divide il giro in 360 unità, dovete smettere di usarla, dovete smettere di pensare in questi termini, e quindi vi ricordate che 60 gradi in realtà significa un sesto di tutto il giro. Siccome tutto il giro è 2π greco, questo qui è 2π greco diviso 6, no? E quindi π greco terzi. Oppure vi ricordate direttamente che π greco terzi è l'angolo che vi dà come coseno un mezzo. Ok, così vi ho detto al volo due parole sulle funzioni inverse delle funzioni trigonometriche, perché nella mia esperienza anche queste sono cose che in maniera un po' misteriosa vi creano problemi in generale. Ragazzi, quando parlo così in generale, ovviamente qualcuno di voi starà pensando: no, veramente a me non ha mai creato problemi, è chiarissima questa cosa. E ovviamente ci sarà anche qualcun altro che starà pensando: ah sì, in effetti questa cosa per me è sempre stata difficile. È ovviamente a queste seconde tipologie di persone che mi rivolgo, ok? E
implicitamente chiedo scuse e un po' di pazienza alle persone del primo tipo che magari si annoiano su una spiegazione del genere, però siete tanti e dobbiamo pensare un po' a tutte le possibili preparazioni. Allora, qui dice, si considera la funzione questa qui, funzione definita con una parentesi graffa. Questa è una famiglia importante di funzioni, quelle definite con la parentesi graffa. Sono funzioni definite da regole in forma chiusa che però hanno bisogno di più di una regola in forma chiusa per essere definite. Tipicamente quello che succede è proprio quello che succede in questo esempio, che adesso magari proviamo a fare visto che c'è il piano tangente. Vediamo un attimino come farlo. Tipicamente voi avete una funzione definita da una forma chiusa che ha un certo dominio. Questo dominio esclude uno o più punti o un sottoinsieme continuo, un luogo di punti, eccetera. E a quel punto voi, in quel punto o in quell'insieme di punti dove la vostra funzione non è definita da quella singola regola, la definite in qualche modo. Ripeto che metterci 0 qui è assolutamente arbitrario, potrei metterci 1, 42, meno pi greco, e alla pi greco al quadrato, qualunque cosa, ok? È la mia scelta della funzione. Capite che questo è un modo per estendere le funzioni, no? Questa funzione non era definita, non definita, possiamo scrivere, non definita in 0, 0. Ora sto dando per buono che abbiate visto al volo che siccome c'è un denominatore x quadro più y quadro, non si può fare questa divisione semplicemente quando entrambi sono zeri, no? Quindi questa roba vale solo per questo diverso da 0, 0. E in questo modo voi la state estendendo nell'origine. Vedete, no? È un piccolo trucchetto per creare una nuova funzione con un dominio più grande. Tipicamente quello che fate, sempre così, per parlare qualitativamente, farvi ragionare un pochino, pensate cosa succede se il limite di questo pezzo, se per caso il limite di questo pezzo viene per x che tende all'origine, xy che tende a 0, 0, che cosa succede se questo limite viene 0? Vi chiedo di dirmi. Se questo limite venisse 0, cosa che non sappiamo, non l'abbiamo ancora fatto, però sicuramente è qualche cosa diviso 0, quindi o è forma indeterminata o viene, che so, magari infinito su 0 e quindi viene infinito, non viene forma indeterminata, ma in qualche modo c'è la domanda, esiste questo limite e quant'è, ha senso. Facciamo finta di averlo fatto e questo limite viene 0. Cosa potete dire a quel punto di questa funzione? Provate a rispondermi voi al volo. Avendola definita 0 nell'origine. Tanto ve la formalizzo su un nuovo foglio. Che è continua in zero, esatto, lo scrivo un po' per tutti. Quello che sto dicendo, ve lo dico perché questa è una cosa abbastanza generale, una costruzione che si fa abbastanza generale. Abbiamo una funzione che è definita tramite un'altra funzione per xy diverso da 0, 0. Ok? E questa funzione, il dominio è proprio r quadro meno 0, 0. Ok? E poi dico, la definisco uguale a 0 se xy uguale a 0, 0. Allora, tipicamente cosa fate voi? Vi chiedete, questa funzione qui è continua in 0? Che cosa significa che è continua in 0? Che il limite di f è uguale a 0 per x che tende, xy che tendono a 0, 0, no? Per vedere questo limite, come fate? Voi dovete far tendere xy a 0, 0. Sapete che per fare il limite, quanto vale la vostra funzione? Scusate, uguale a f di 0, 0. E sapete che per fare il limite, quanto vale la vostra funzione in 0, 0 non gli interessa. Quindi il limite lo fate solo di questo. Quindi questo limite è esattamente il limite di g.
No? E se questo limite viene proprio f di 0, 0, cioè il valore che avete messo qui, la vostra funzione, questa, diventa continua. Attenzione, questa non lo è. Ok? Questa non è definita in 0, 0, quindi la domanda se è continua in 0, 0, potete dare solo due risposte. La domanda non ha senso oppure no, non è continua in 0, 0, perché non è definita in quel punto. Per fare la domanda, per la nozione di continuità richiede che la funzione sia definita in quel punto. Ok? Invece questa è continua. Capite? No, un trucchetto, una terminologia, una costruzione per co estendere una funzione per continuità. E, cioè, sto estendendo questa e posso farlo perché il suo limite viene un certo numero. Ok. Perfetto. Allora, proviamo un attimo così, senza perderci troppo tempo, proviamo a fare questo esercizio vedendo se viene nel modo che ci verrebbe, nel modo che speriamo, cioè facendo le derivate parziali nell'origine, ok? Cioè mi sto chiedendo se è differenziabile nell'origine. Quindi voglio usare il teorema che dice che se le derivate parziali esistono e sono continue in un intorno dell'origine, allora la funzione è differenziabile. Facciamo le derivate parziali, intanto. C'è un denominatore così, quindi dubito che se ne andrà, no? Però è comunque un buon esercizio farle. Dico, non stiamo a farlo tutto perché effettivamente è un po' lungo e complesso, quindi conviene pensarci in altri tempi, però come esercizio di derivate. Allora, x cubo più x quadro y, f di xy uguale x cubo più x quadro y per y meno 1. Xy quadro meno y cubo più xy quadro meno y cubo diviso x quadro più y quadro. Allora, facciamo la derivata parziale rispetto a x di f, sempre funzione di xy. Questo è un quoziente, quindi faccio la derivata del numeratore. Devi pensare se può aver senso svilupparlo. Forse sì, dai. Lo scrivo prima come di sopra, come polinomio x cubo più x quadro y quadro meno x quadro y più xy quadro meno y cubo diviso x quadro più y quadro. Ah, questo però adesso mi fa venire in mente qualche cosa. Guardate, questo è una differenza di cubi e poi ciò, no, questo è di, questo non va bene, direi, perché è di quarto grado, però ciò, questo pezzo qui, questo pezzo, x cubo meno x quadro y più xy quadro meno y cubo. Questa cosa qui, così a pelle, mi ricorda un cubo di un binomio, però ci rifletto un attimo e dico no, non va bene perché qui ci andrebbero i tripli prodotti. Quindi niente da fare. Speravo fosse più semplice del previsto. Allora, questa derivata rispetto a x, al numeratore abbiamo sto derivando rispetto a x, quindi 3x quadro più 2xy quadro meno 2xy più y quadro, e l'altro non c'è. Viene davvero troppo lungo, quindi facciamo questo pezzettino e poi basta. Questa è la derivata del numeratore per il denominatore non derivato, y quadro, per il denominatore non derivato scrivo semplicemente d più questa roba
x cubo più x quadro y quadro meno x quadro y più x y quadro meno y cubo per il denominatore derivato che fa 2x, il tutto diviso di quadro. Va bene ragazzi, no, non credo sia utile proseguirlo così, o ci viene in mente una maniera intelligente di farlo, comunque cioè, è utile per voi farvi questi conti a casa, però adesso la lezione la portiamo avanti. Questo lo sviluppate, vi viene un polinomio che dovete sommare, per esempio qui viene 3x alla quarta e qui vi viene 2x alla quarta con questa cosa. Qui ovviamente c'è meno, perché è un rapporto, quindi 3x alla quarta meno 2x alla quarta viene x alla quarta. Ok, la speranza è che alla fine si semplifichi in qualche modo il denominatore. Se il denominatore si semplifica, la vostra derivata parziale è definita anche in zero, ed essendo tutta roba polinomiale è anche continua nell'origine, no? E quindi a quel punto avete che le derivate parziali sono definite continue nell'origine e quindi la vostra funzione è differenziabile. Non mi aspetto questa cosa, e quindi a quel punto, per verificare se la funzione è differenziabile, dovete fare il limite. Ok? Se la funzione è differenziabile, ricordatevi come si fa a trovare l'equazione del piano tangente. Quindi rivedetevi gli appunti in cui vi ho spiegato che cos'è il piano tangente. Brevemente vi ricordate, è il piano generato da tutti i vettori tangenti alle curve della vostra superficie. Tutti questi vettori tangenti, tutte queste direzioni venivano espresse con l'equazione gradiente della vostra funzione nel punto che state cercando, prodotto scalare v uguale a zero. Cioè le direzioni che voi state cercando che vi danno il piano tangente sono i vettori nel punto 0, 0, ok? Quindi nel piano tangente, che in questo caso vi faccio notare è il piano tangente nell'origine, quindi coincide davvero in tutto e per tutto con R quadro, ma vi raccomando di pensare, per il discorso che vi ho fatto all'inizio, a questo come il piano tangente nell'origine in R quadro e non a R quadro, ok? Anche se sono isomorfi, si dice in matematichese, però sono concettualmente due insiemi diversi. Bene, l'insieme di questi vettori, che prodotto scalare con questo vettore fanno 0, cioè i vettori ortogonali a questo vettore che si chiama gradiente, che esiste se la funzione è differenziabile, vi danno il piano tangente. Ok? E questa equazione qui, scritta in questo caso particolare, si esprime in un certo modo. Questo gradiente, vi ricordo, è della funzione, quella f grande, no? F grande di x, y, z uguale a 0, e quindi voi dovete prendere questo come z, e quindi nel gradiente ci saranno anche le derivate parziali rispetto a z, che ci viene la derivata rispetto a z di questa funzione qui, scusate, viene 1, insomma discorsi che abbiamo fatto l'altra volta. Ok, stessa domanda qui, e questo anche fatelo, sto insistendo un po', vi sto suggerendo di fare gli esercizi con il piano tangente, perché è quello che meglio vi permette di allenare il punto di vista dei vettori tangenti, perché l'equazione del piano tangente, lo ripeto ancora, quando la vostra funzione è f di x, y, z uguale a 0, cosa che potete sempre ottenere da queste funzioni qui, che invece è la forma classica che avete, il vostro piano tangente è il gradiente, cioè ora lo possiamo scrivere esplicito, derivata rispetto a x per v1 più derivata rispetto a y per v2 più derivata rispetto a z per v3 uguale a 0, dove v1, v2 e v3 sono le incognite del piano tangente, incognite del piano tangente. Quando dico incognite, intendo dire che il vostro piano tangente non è un numero, è chiaro questo. Quando dico descrivete il piano tangente, significa che io non è che la risposta non è 3, 18, 4,
Che significa? Il piano tangente non è mica un numero, no? La risposta è una regola che ci permette di trovare tutti i vettori che stanno nel piano tangente. Questa regola, questa cosa che ho scritto, è la regola. La regola è che i vettori che stanno nel piano tangente sono tutti quelli che hanno coordinate v1, v2 e v3 nello spazio, tali che quando moltiplicate per questi tre numeri e sommate fanno 0. Più in breve, sono i vettori V, il cui prodotto scalare con il gradiente di F viene 0. Ok, questo è quello che ho detto poco fa. Benissimo, siamo arrivati, diciamo, al concetto di derivata direzionale, che ce ne erano due. Siamo arrivati al concetto di derivata direzionale che abbiamo visto tante volte, ma lo rivediamo, ripetizione non guasta mai. Che cos'è la derivata direzionale? Beh, abbiamo detto è la derivata in una certa direzione tangente. In questo caso vi dice, prendiamo una funzione che sia derivabile. Vi ricordate che cosa significa derivabile in queste dispense? Derivabile significa che esistono le derivate parziali, ok? Quindi derivate f rispetto a x e f rispetto a y, in questo esempio. Bene, in questo caso le derivate parziali misurano la velocità di crescita nelle direzioni degli assi. Questa frase dovremmo ormai essere in grado di capirla molto bene, perché le derivate parziali, che significa parziali? Che io sto misurando quanto cresce o quanto decresce, quanto cambia la mia funzione quando mi muovo soltanto nella direzione dell'asse x, no? Il solito discorso. Io ho la mia funzione rappresentata, la mia funzione va da R quadro, quindi da questo piano XY qui, no? Va in R e quindi la rappresento in R quadro per R, cioè metto qui sopra come altezza i valori della funzione. Quindi che so, se c'è un punto qui, facciamo il punto corrispondente qui sopra, avrà una certa altezza, questo è f di x con 0, y con 0, se questo punto lo chiamiamo x con 0, y con 0, e questo qui la sua altezza, quindi ottengo un punto che ha come coordinate x con 0, y con 0 e quell'f di x con 0, y con 0. Ok, se preferite metteteci dei numeri, quando scrivo x0, y con 0 intendo dire dei numeri che ho scelto. Potete tranquillamente metterci 3 e 4 qui se vi fa piacere, pensate di capirlo meglio. Bene. E fare la derivata parziale rispetto a x, diamo per buono che questa è la direzione x e questa è la direzione y, significa che io mi metto in questo punto, anzi facciamo la derivata parziale rispetto a y, che è già segnata con questa curva, significa che io mi metto qui, vado in questa direzione, ok? Cioè mi muovo in questa direzione, mi chiedo cosa fa la mia funzione quando mi muovo lungo l'asse y, così. Quindi in questa direzione perché la freccia è qui, no? Ovvero la mia funzione da qui, il punto si sposterà, no? Cosa fa questo punto che si sposta? Ok? Cioè quando vado a tracciare tutti i punti, le altezze dei punti corrispondenti, cosa fa? Beh, in questo disegnino che ho fatto mi sembra di aver fatto che all'inizio la mia funzione cresce, poi decresce, poi ricresce, eccetera. Bene. Il fatto che la mia funzione all'inizio cresce è determinato, in generale, cosa fa la mia funzione su questa curva? Vedete, la retta sul piano XY vi dà una curva sulla vostra superficie che state studiando. Quanto questa curva scende, non scende, sale, eccetera, è dato dallo studio della derivata di quella funzione. Capite che questa curva è una funzione di una variabile. Perché
valori di questa variabile, alla y, voi state associando un'altezza. Quindi questa è una funzione da r in r, di cui voi sapete fare la derivata. Okay? E quindi la derivata parziale nella direzione y, quella che si chiama derivata parziale rispetto a y, vi determina quanto questa curva cresce, la velocità di crescita di f in quella direzione. Ed è quello che è scritto qui, no? La velocità di crescita di f nelle direzioni degli assi x e y, perché tutto questo ovviamente vale anche quando lo fate per l'asse x. Allora dice una domanda naturale, così naturale che noi ce la siamo posta dall'inizio del corso, quindi in realtà noi cos'è la derivata direzionale? L'abbiamo detta fin dall'inizio, non l'abbiamo mai distinta dalle derivate parziali, perché l'asse x e l'asse y sono due casi particolari di direzione qualunque nel punto x0, y con 0, però qui dice giustamente che quindi se uno pensa prima alle derivate parziali, un problema naturale è quello di misurare la velocità di crescita della funzione anche nelle altre direzioni, no? Quindi non solo nella direzione x e nella direzione y, per esempio in questa direzione che ho fatto qui, okay, chiamiamola v. Bene, questa direzione v, questo è il famoso v vettore tangente a r quadro che vi stavo dicendo. Le direzioni, ricordatevi, i vettori messi in un punto sono elementi dello spazio tangente e non dell'insieme che state rappresentando. Questo vettore v dello spazio tangente in quel punto avrà due coordinate. Vi ricordate, vi ho dato tre modi per pensare ai vettori tangenti. Uno è con le derivazioni, un altro è con i germi di curva, non so se vi ho mai usato la parola germi, ma intanto ve la butto lì, e un altro però è quello standard, che non è che dovete dimenticarlo. In questo caso il metodo standard è quello ragionevole, cioè pensare a questo vettore v come una coppia di numeri, cioè come un elemento di r quadro, e quando lo rappresentate come elemento di r quadro, questo avrà una componente, che so, un v con x o v con y, però così forse si confonde con le derivate, quindi forse lo chiamerei v con 1 e v con 2, no? Per intendere la componente 1 e la componente 2. Vi ricordo che v con 1 e v con 2 sono rispetto a questo punto, quindi questo sarà v con 1 e questo sarà v con 2, ok? Cioè le coordinate x e y, ma rispetto a questo punto, per quello vi ho detto è un elemento dello spazio tangente e non di R quadro, che invece ha l'origine qui. Bene, quello che succede è che quando io voglio misurare quanto la mia funzione cresce in questa direzione, la sua derivata, cioè fare la derivata come abbiamo fatto qui, invece che su questa curva, sulla curva corrispondente a questa direzione, no? Quello che succede quando mi muovo in questa direzione, ottengo un'altra curva qui sopra, vedere quanto cambia in quella curva, cioè la derivata parziale nella direzione v della vostra f, calcolata in x con 0, y con 0, viene in realtà una combinazione lineare delle derivate parziali x e y. Cioè vi viene semplicemente v con 1 per la derivata parziale rispetto a x, ovviamente in x con 0, y con 0, più v con 2 per la derivata parziale rispetto a y, sempre in x con 0, y con 0. Ok? Cioè, esce fuori che effettivamente pensare solo alle derivate parziali, quando parliamo di derivata direzionale, derivate parziali in x e in y, non è restrittivo, perché tutte le altre derivate in tutte le altre direzioni sono date da queste derivate parziali. Basta moltiplicare per i vettori di quella direzione. Quindi, di nuovo, vedete, questa espressione qui, scritta così, se ci pensate un attimo, è di nuovo che cosa? Il prodotto scalare del gradiente di f, sempre in x con 0, y con 0, prodotto scalare, no? Questi due pezzi, per il vettore v. Ok? E qui quello che fa adesso essenzialmente è dimostrarvi
questa proprietà, questo che vi ho appena detto, diciamo, è un teorema. Dice, supponiamo di avere una direzione e essendo nel piano, le direzioni sono più facilmente espresse in coordinate polari. E quindi vi dice, la direzione è data da quest'angolo θ. L'espressione in coordinate polari ha un vantaggio ulteriore che per ora noi stiamo un po' trascurando questo discorso. Quando io parlo di direzione e vi dico la direzione è questo vettore, no? In realtà c'è una piccola imprecisione, perché se io vi chiedo in R quadro dirmi se questa direzione e questa direzione sono diverse, voi cosa mi rispondereste? Vi dico, prendi questa direzione oppure questa direzione e vi faccio due vettori. Quindi implicitamente sto assumendo che la direzione è un vettore. A voi suona o vorreste un po' correggermi? Cioè, cosa mi dite se vi dico una frase del genere? La direzione è una componente del vettore. Le componenti in matematichese sono le coordinate, quindi non direi, cioè non è che questa è una direzione, però forse intendevi qualcos'altro, non componente. È una caratteristica. Ok, ma allora, siccome non riesci a dirla formalmente, però sai rispondere alla domanda se la direzione data da questo vettore è la stessa di quella data da questo? Ah sì, è la stessa direzione. Esatto. Ok, quindi questi due vettori, anche se sono vettori diversi, non sono direzioni diverse, ok? La caratteristica che stai cercando tu, sai perché non la trovi? Perché stai pensando alle coordinate cartesiane. Ma se tu pensi al vettore espresso in coordinate polari, cioè come lunghezza e angolo, adesso puoi dire una componente. Cioè una delle due coordinate, quali delle due? La lunghezza non è diversa. Ma e la direzione qual è tra le due componenti? È L'angolo. l'angolo, esatto. Quindi puoi dire che se due vettori hanno lo stesso angolo, ecco che la direzione che identificano è la stessa, ok? Quindi in particolare, quando io vi dico questo vettore è una direzione, è un po' sbagliato perché dipende, cioè vettori di lunghezza diversa sono tutti la stessa direzione. Allora potremmo metterci d'accordo in questo modo. Siccome è comodo prendere un vettore e dire questo è una direzione, potremmo decidere che, diciamo, definizione, un vettore si dice direzione se la sua lunghezza è uguale a 1. Che ne dite? Può aver senso, no? A questo punto, quando io vi dico questa direzione, implicitamente vi sto dicendo che questo vettore ha lunghezza 1 e quindi non mi potete più dire questa direzione è la stessa di questa. Una delle due non è una direzione proprio, no? Perché uno delle due non ha lunghezza 1. Ok? Bene, i vettori con norma 1 li avete già incontrati, il motivo per cui li incontrate sono speciali è perché determinano le direzioni e sono quelli che chiamate versori. Di qualcuno di voi potrebbero averli già incontrati con questo nome. Quando si parla di versore, si intende un vettore con lunghezza 1. Quindi se volete un vettore di cui ho buttato via la lunghezza, non mi interessa, la prendo per forza 1 e mi interessa solo l'angolo θ. In coordinate polari, i versori si scrivono molto bene perché sono i vettori di coordinate cosen θ, sen θ. Notate che non c'è L, non c'è la lunghezza, ovvero c'è, sta qui davanti ed è 1 per 1 per. E quindi non ce la metto, no? Perché uno per posso anche non mettercelo. È per questo che quando si parla di direzioni, spesso è più comodo rappresentare i vettori in coordinate polari. E
E quindi diciamo questa è una direzione, no? Vedete la retta individuata dal versore. Tutte queste cose vi ho detto, no? Si riagganciano con questo linguaggio. Cosa fa adesso? Vuole fare la derivata della nostra funzione su questa retta. Quindi scrive l'equazione di questa retta, no? Che è questa. Voi dite, oddio, l'equazione di una retta con coseno e seno. Beh, il vettore è fissato, quindi questo teta è un numero, ok? Pensate che se teta è pi greco mezzi, cosen teta è 0 e sen teta è 1. Se teta è radice di 2, scusate, se teta è pi greco quarti, quindi l'angolo che determina la bisettrice del primo e terzo quadrante, cosen teta e sen teta sono entrambi radice di 2 su 2, quindi due numeri uguali. Ok? Quindi questa è sì una retta, perché è una retta rispetto a t, ok? L'incognita, la variabile, la parametrizzazione di questa retta è data dal parametro t. Perfetto. Dove t, parametro reale, ha il ruolo di coordinata sulla retta, essenzialmente quello che vi ho detto adesso, no? Notate anche che per t uguale a 0, questa roba scompare, e quindi quale punto della vostra retta corrisponde a t uguale 0? Esattamente il punto da cui siamo partiti. Vedete quante cose nelle singole frasi, no? Questo è importante perché quando adesso io faccio l'incremento della mia funzione lungo questa retta, che cosa sto facendo? Beh, qui ci sto mettendo, voglio vedere quanto la mia funzione si sposta rispetto a questo punto qui. No? Rispetto a quanto valeva qui, magari qui valeva 18, e voglio vedere quando mi muovo sulla retta quanto vale. Per esempio, quando t è un po' più di 0 diventa un po' più di 18 o un po' meno di 18, cioè sta salendo o scendendo. Sappiamo che questa cosa qui si fa con la derivata. Ok? La derivata è questa roba qui diviso t limite per t che tende a 0. Se ci pensate, questo è il rapporto incrementale e quindi questo ci dice quanto cambia la nostra funzione. E questa è la derivata nella direzione data da v. Notate che tutto questo si può fare parola per parola anche con un v che non sia un versore. Però allora attenzione perché quando fate questa derivata c'è dentro in una forma che adesso non stiamo a analizzare a fondo, ma compare dentro in qualche modo anche la lunghezza del vettore v, no? Perché a quel punto, quando io mi sposto in questo modo, e quindi la parametrizzazione qui sarà t per l per cosen teta, e qui sarà t per l per sen teta, se io faccio questo tipo di trasformazione con un vettore in cui L è diverso da 1, no? E quindi compare in questa parametrizzazione. Quando faccio la derivata, vedete in qualche senso la velocità di questa curva è maggiore, cioè maggiore, dipende se L è maggiore di 1 o compreso tra 0 e 1. Cioè, mettete che se L per esempio è 2, significa che quando t varia da 0 a 1, in realtà il punto sulla vostra retta rispetto alla parametrizzazione senza L è andato da 0 a 2, perché 1 moltiplicato per 2 mi ha portato più avanti sulla retta. Ok? Quindi in qualche senso la velocità di questa parametrizzazione è maggiore. Velocità e derivata, almeno qualitativamente, dovreste unirli come concetti mentalmente, la velocità è solo il termine fisico della derivata, se vogliamo, e quindi capite che queste due derivate verranno diverse, però non, verranno diverse non in maniera inconfrontabile, una sarà il doppio dell'altra, essenzialmente. Ok? Bene, tutto questo discorso ci porta quindi a dire che cos'è la derivata direzionale, questa che abbiamo appena detto è la derivata nella direzione di questo versore, dove qui il versore è dato esplicitamente in coordinate polari. Ma ripeto, questo è molto più generale, l'abbiamo detto probabilmente all'inizio, ci sono anche degli appunti al riguardo, comunque sicuramente nelle prime lezioni l'abbiamo detto, questo non è nient'altro che il limite
per t che tende a 0 di f di x vettore più t per v vettore meno f di x, qui lo chiamiamo x con 0, quindi scriviamo qui x con 0, diviso t. Ok? Quindi questo è il concetto generale di derivata nella direzione di v. Se v ha lunghezza 1 coincide con questa nozione qui, se v non ha lunghezza 1 allora potete o normalizzarlo e quindi estrarre da v il versore, cosa che in genere si indica col fatto che sopra v invece del simbolo di vettore ci mettete un cappuccetto così, e questo indica che questo era un vettore che avete diviso per la sua lunghezza e quindi l'avete reso di lunghezza 1. Oppure fate questo limite così com'è, sapendo che rispetto a questa definizione di derivata direzionale c'è da tenere da conto una velocità maggiore o minore di questa curva, a seconda di quant'è la lunghezza del vettore, se è maggiore o minore di 1. Ok, queste sono quindi le derivate direzionali, e poi vi fa notare che ci sono le derivate parziali rispetto a x e rispetto a y, sono casi particolari di direzioni, ok? Quello che abbiamo detto spesso. In questo linguaggio, ovviamente, la direzione x corrisponde a θ uguale 0, con quella convenzione di misurare θ dall'asse x, cosa che anch'essa una convenzione, che magari qualcuno di voi a scuola ha fatto diversamente, è raro, ma in alcune scuole succede. E la derivata rispetto nella direzione di y, parziale rispetto a y, corrisponde alla direzione pi greco mezzi. Ok? Come al solito, ragazzi, ditemi se avete domande e ne approfitto per chiedervi un attimo se mi state ancora sentendo. Ho sempre il terrore che salti la connessione e non me ne accorgo. Microfono, please, e ditemi sì, sentiamo. Sì, sentiamo, bro. Ok, grazie. Quando passano questi secondi prima della vostra risposta, tremo pensando, oddio, ho parlato a vuoto gli ultimi 10 minuti. Allora, benissimo. Se la funzione è differenziabile, allora tutte le informazioni date dalle derivate direzionali sono implicitamente contenute nelle derivate parziali. Sto leggendo questa frase qui. Cosa significa questa frase? È quella che abbiamo detto prima. Adesso lo vediamo questo teorema nella prossima pagina, ma se ve lo ricordate, quello che abbiamo detto prima è che la derivata parziale di f nella direzione v nel punto x, ok, o chiamatelo x con 0 se volete, notate che non ho scritto xy, sto pensando a questo punto in R alla n, quindi con tante coordinate, non per forza 2, quindi le chiamo tutte x. Questa derivata parziale è uguale a che cosa? Al gradiente di f nel punto x con 0, quindi un vettore con tante coordinate, prodotto scalare per v. Questo v, ve lo ripeto, vi ho detto che ve lo ricordo continuamente, è tangente nel punto x con 0. Ok? Anzi, qui sto sbagliando, x con 0 non è tecnicamente un vettore, è proprio un punto. Ok? Quindi non ci va la freccina per le distinzioni che sto facendo. Ok? In due coordinate, quindi qui quando d è in R quadro, quindi quando la vostra funzione è a due variabili, non generica a n variabili, questo gradiente prodotto scalare v si scriverà come derivata parziale rispetto a x per v con 1 più derivata parziale rispetto a y per v con 2. Ok? E quindi questo teorema che ho appena detto, che questa derivata parziale è il prodotto scalare di queste due quantità, quindi vedete esattamente quello che abbiamo scritto prima, diventa derivata parziale rispetto a x per la prima componente della direzione più la derivata parziale rispetto a y per la seconda componente della direzione.
e siccome la nostra direzione V era cosen teta, la nostra direzione V era cos teta sen teta, ecco questo teorema qui. Ok, quindi ricordatelo nella forma più generale, ragazzi, perché non è che facciamo solo funzioni di due variabili, no? Quelle coordinate polari con teta e L valgono in R quadro, non in R alla N, ok? O meglio, in R alla N, se volete farlo, avete sempre la lunghezza del vettore, ma gli angoli non ne avrete uno solo, no? Avrete tanti angoli a seconda di con quale asse scegliete di far l'angolo. Questo è un tipo di coordinata che in generale si chiama coordinata sferica, e non stiamo a farlo, insomma, ve lo dico così per curiosità, però non ci sono le coordinate polari in R cubo, ok? In R cubo avete bisogno di una lunghezza e poi di due angoli, non ve ne basta uno, come è logico che sia, no? In R cubo avete tre parametri, tre coordinate, se le volete trasformare in altre coordinate dovete comunque avere altri tre numeri, altri tre parametri, altre tre coordinate. Ok, dunque tutte le derivate direzionali risultano combinazione lineare delle derivate parziali. Riepilogando, che bello, i riepiloghi sono sempre interessanti, una serie di implicazioni, vedete in questa direzione, qui. Se F ha derivate parziali continue in un punto, allora F è differenziabile in quel punto. Allora F è continua in quel punto. Allora F è anche derivabile, tutte queste cose contemporaneamente. Cioè, vedete, la differenziabilità vi dà tanta roba. F è anche derivabile, dove derivabile significa a questo punto che c'ha derivate parziali in quel punto e c'ha anche le derivate direzionali in quel punto in ogni direzione. E F, che è quello che è scritto qui, F è derivata direzionale, e per trovare queste derivate direzionali potete usare quella formuletta col prodotto scalare del gradiente. Ok? Notate che qui non c'è scritto nel punto, perché se noi tutto questo lo facciamo rendendo il punto generico, quindi chiedendo che la nostra F abbia derivate parziali continue, ok? Scusate, che la nostra F abbia derivate parziali continue non in uno specifico punto, ma in ogni punto di R quadro, allora possiamo dire quello che abbiamo detto poco fa per ogni punto di R quadro. Quindi F sarà differenziabile, cioè esiste il differenziale in ogni punto di R quadro o di R alla N, se stiamo facendo funzioni in R alla N, e F sarà continua in ogni punto del suo dominio, derivabile in ogni punto del suo dominio, con tutte le derivate direzionali in ogni punto del suo dominio. Ok? Quindi le funzioni con le derivate parziali continue sono particolarmente rilevanti e significative, no? Perché potete dire un sacco di cose e vi anticipo, sono le funzioni con cui avete a che fare di solito, tranne che negli esercizi di un compito specifico di analisi 2, dove si vuole vedere se avete imparato che questa ipotesi è importante e serve. Quindi magari vi si danno esempi in cui le derivate parziali non sono continue o in cui proprio la funzione non è derivabile in qualche punto. Però, dicevo, siccome le funzioni con le derivate parziali continue sono importanti, abbiamo un simbolo per dire le funzioni di questo tipo. E il simbolo è questo. Se io ho, diciamo, parliamo di funzioni su R alla N, ok? Ma ovviamente questa roba vale anche per un insieme D contenuto in R alla N, anzi, facciamolo in generale, facciamo D contenuto in R alla N. Allora io potrei scrivere le funzioni che sono continue su D. Ok, questo è ovvio, cioè dice le funzioni che sono continue su D, la C sta per continuo, ok? Se voglio dire che sono anche con la derivata parziale, con le derivate prime che sono continue, ci metto un 1 qui sopra. Questo significa che ci sono le derivate fino al primo ordine. Vi ricordate che la derivata io posso farla in successione, posso fare prima una derivata, poi viene una funzione, posso ancora derivarla, viene un'altra funzione, posso ancora derivarla, no? Se faccio tre volte di seguito le derivate così, dico che ho fatto una derivata del terzo ordine, una derivata tripla, una derivata terza. Questo 1 significa che le derivate prime esistono, ma attenzione, c'è questa C
che dice quindi che sono anche continue. Ok, questo significa derivate parziali esistono e sono continue. Questo significa che noi possiamo fare anche l'insieme, un insieme più piccolo, diciamo, di funzioni che non solo hanno le derivate parziali prime che sono continue, ma che poi si possono ancora derivare, quindi hanno le derivate parziali seconde, e queste derivate parziali seconde sono anche loro continue. No? E così continuando posso fare un insieme ancora più piccolo di funzioni che hanno le derivate fino alla terza e sono continue. E capite che in questo modo posso arrivare a un insieme finale, diciamo, intersezione di tutti questi insiemi, che contiene che cosa? Le funzioni che hanno le derivate parziali di qualunque ordine. Quello che chiamo C infinito, sempre su D. Questo significa che io posso fare le derivate parziali di qualunque ordine e comunque le faccio sono continue. Ok? In tutto il mio dominio D. E queste sono le funzioni più belle, diciamo, quelle dove non ci dobbiamo preoccupare di nulla, di problemi di non derivabilità. Ok? E su queste funzioni si chiamano funzioni, in tanti modi, C infinito ovviamente, ma si chiamano anche funzioni lisce, o anche il termine inglese è smooth, o funzioni differenziabili infinite volte. Differenziabili infinite volte. Ok? E questa cosa, ragazzi, non è per niente un caso raro, eh? Cioè, pensate, non so, alla funzione x quadro più y quadro. Z uguale x quadro più y quadro. Quante volte potete fare la derivata di questa funzione, secondo voi? Cioè, domanda, quante derivate posso fare di questa funzione? Quante volte, intendo? 3, mi sembra. Che tu dici, facciamo la prima derivata, d in dx, e viene 2x. E questa è una. Poi faccio ancora d in dx e questo viene 2. E quindi questo è, diciamo, d in dx fatto due volte, no? D in dx quadro. E poi dici faccio d in dx, forse si scriverebbe così, d in dx cubo e questa viene 0. E basta, questo volevi dire? Sì. E scusami, mi spieghi perché non puoi fare d in dx quattro, cioè perché non posso derivare ancora una volta? Eh sì, lo puoi fare, ma viene sempre lo stesso, sempre zero viene. E che problema ti dà? C'è scritto da qualche parte che queste sono le funzioni che si derivano infinite volte ma non danno mai zero? Ah, ok, quindi pure se... ok, ho capito. Era esattamente quello che volevo precisarvi, so che a volte c'è questa confusione, ok? Il fatto che venga zero non è che la derivata è finita, anzi, quando vi viene zero non dovete più preoccuparvi delle derivate, perché vuol dire che da lì in poi la derivata esiste e non vi dà nessun problema, viene sempre zero, ok? Quindi questo già vi dice che tutte le funzioni polinomiali sono smooth, sono lisce, perché hanno infinite derivate, anche se qui c'è x alla 200 o alla 2000, quando avete fatto la derivata 2001 volte, vi è venuto 0 e da lì in poi tutte le altre derivate sono 0. In generale i polinomi sono funzioni lisce. In generale tutte le funzioni che conoscete, quelle che chiamate funzioni elementari, sono funzioni lisce, tranne la funzione valore assoluto. Questo per una variabile, ok? E questo significa che per funzioni di più variabili l'unico modo, diciamo, elementare per introdurre una non liscezza è usare il valore assoluto. Quindi quando vedete il valore assoluto in una funzione di più variabili, allora attenzione che quella potrebbe essere non derivabile. Ok? Allora, poi qui ci sono altre due osservazioni che sono che se f è continua e derivabile anche con tutte le derivate in tutte le direzioni,
Però questo non vi implica che f sia differenziabile, perché cosa manca in questo? Qual è la cosa che servirebbe per poter dire differenziabile? Questo sembra un po' la cosa di prima, no? Qui abbiamo derivate parziali continue, allora f è differenziabile. Qui sto dicendo che f è continua, ha le derivate parziali, ma non è differenziabile. Cioè, qualcosa che non va, no? Non sto contraddicendo, sono sbagliate queste note. Le derivate direzionali devono essere continue anche. Esatto, non f continua con derivate direzionali, ma f continua e con derivate direzionali continue. Ok? Quindi se questa cosa non è precisata, non è detto che f sia differenziabile. Perfetto. Allo stesso modo, e questa è la cosa che porta alla nascita del concetto di differenziabile, all'osservazione che almeno qui in questo corso abbiamo fatto per dire che derivabile non è abbastanza, abbiamo visto che se anche una funzione ha le derivate in tutte le direzioni, cosa che garantisce che la vostra funzione è continua in tutte quelle direzioni, cioè la funzione di una variabile corrispondente, ma ciò nonostante, questo è in qualche modo sorprendente se lo pensate geometricamente, ciò nonostante f non è continua, perché abbiamo visto che la continuità della funzione dipende dalla direzione in una maniera, diciamo, non puntuale, ma in una maniera locale, cioè non basta verificare la continuità con una certa specifica direzione. Ma potremmo doverci avvicinare a quel punto per verificarne la continuità in un modo un pochino più complesso, che non semplicemente in una maniera lineare, diciamo, in quel punto. Ok. Allora, ragazzi, siamo arrivati al topic importante di questo corso, ok? Mi sembra, cioè, abbiamo fatto un sacco di punti di vista sulle derivate parziali, le derivate direzionali, il differenziale, perché significano le direzioni in cui cresciamo, in cui non cresciamo, eccetera. Finalmente ci poniamo la domanda, che vi ho detto è l'obiettivo del corso, cioè, data una funzione di più variabili, come identifichiamo quali sono le direzioni in cui la funzione cresce e le direzioni in cui la funzione decresce? Perché questo è importante, ragazzi? Perché, ve lo ripeto per l'ennesima volta, noi saremo interessati nel trovare i punti dove la mia funzione vale il massimo o il minimo. Quindi un modo per farlo è prendere un punto e chiedermi in quale direzione la mia funzione decresce? In questa? Beh, allora in questa direzione ci sarà un minimo. E viceversa, in quale direzione la mia funzione cresce? In questa? Allora in questa direzione ci sarà un massimo. Cioè, sto dicendo che se io mi metto sul piano, quindi non vi disegno l'altezza, ok? Mi metto soltanto qui sul piano x, y. Prendo un punto, diciamo x con 0, y con 0, come al solito. E in questo punto qui mi chiedo quant'è la derivata nella direzione, mi chiedo, derivata di f nella direzione, facciamo x. In questo punto, quindi calcolata in x con 0, y con 0, mi chiedo è maggiore o minore di 0? Cioè mi interrogo su quant'è questa derivata parziale. Che cosa mi sto chiedendo? Mi sto chiedendo, in altre parole, se io da qui, da questo punto, scusate, facciamo così. Mi sto chiedendo se io da questo punto mi muovo nella direzione dell'asse x, la mia funzione sta salendo di valore oppure sta scendendo di valore? Quale delle due? Ok? Quindi vedete che calcolare le derivate direzionali mi dà un'indicazione di crescita. E ora attenzione, ragazzi.
questa derivata direzionale, qui ho fatto la derivata rispetto a x, ma vi ho appena detto che la derivata rispetto al vettore v, ok, è data dal prodotto scalare con il gradiente. Quindi c'è il gradiente di f in x con 0, y con 0, prodotto scalare per il vettore v. Ora ragazzi, qui serve una proprietà, diciamo, geometrica del prodotto scalare. Quando io faccio il prodotto scalare con un vettore, io sto facendo questo. Allora, questo v è, facciamolo un foglio nuovo, se questo è il vettore v, ok, lo disegno qui, e prendo un altro vettore qualunque, tipo questo, e faccio il prodotto scalare, quindi questo lo chiamo Pippo, e faccio Pippo prodotto scalare V, questa roba qui viene la proiezione ortogonale di Pippo nella direzione di V, viene questo vettore qui, questo assumendo che V abbia norma 1, ok, per semplicità, norma di V uguale 1. Cioè questa è la formula che vi dice che il prodotto scalare è la lunghezza di Pippo per il coseno di teta, per questo angolo qui, cosa che qualcuno di voi probabilmente avrà visto, ok? Che cosa significa questo, ragazzi? Pensatelo un attimo. Come deve essere orientato Pippo perché questa roba diventi il massimo possibile? Cioè, domanda, se Pippo è più in alto, così, quindi con un teta più grande, il prodotto scalare di Pippo per V è aumentato o è diminuito? È diminuito. È diminuito, perfetto. E mi sapresti trovare un'orientazione che me lo rende zero? Come deve stare Pippo per far sì che questo prodotto scalare sia zero? Deve essere perpendicolare a V. Esatto, deve essere perpendicolare a V, cioè, scriviamolo qui, Pippo, prodotto scalare V uguale a zero se e solo se Pippo perpendicolare a V. E la stessa domanda te la faccio però all'opposto. Mi sai trovare un'orientazione di Pippo in modo che questo prodotto scalare venga il massimo possibile? Beh, mi viene da dire che deve essere parallelo a V. Beh, è parallelo, certo, perché se io lo metto parallelo, il prodotto scalare viene proprio la lunghezza di Pippo, no? E se ci pensi, basta che lo sposti di un pochino e il prodotto scalare viene di meno. Perché assumendo che sia questa proiezione, capito? Vi ho chiesto di credere a questa interpretazione geometrica, ovviamente. Quindi sto dicendo che il prodotto scalare di Pippo per un vettore è massimo se e solo se Pippo è parallelo a V. Ok? Questo vale in generale anche se non metto modulo di V uguale 1, perché in quel caso semplicemente sto aggiungendo la lunghezza di V nell'equazione, ma il fatto che venga minimo o massimo è sempre così, ok? Bene, faccio notare adesso che se questo Pippo parallelo a V in realtà ci dà il massimo se Pippo è orientato come V, ma se Pippo fosse di qua, il prodotto scalare, cioè se l'angolo è pi greco invece di 0, il prodotto scalare viene sì sempre la lunghezza di Pippo, ma stavolta moltiplicata per il coseno di pi greco, di meno 1. Quindi il prodotto scalare viene massimo se Pippo è parallelo e orientato come V, ma altrimenti viene minimo se Pippo è parallelo ma orientato all'opposto di V. Ok? Questa interpretazione geometrica è quello che è scritto essenzialmente qui, quindi ve lo ritrovate in questo modo. Grazie al teorema della formula del gradiente possiamo studiare qual è la direzione di massima o minima crescita. Perché?
Questa è la derivata direzionale nella direzione di V. La nostra domanda è: quando è che questa roba è massima o minima? Ok? Perché questo è quello che ci stiamo chiedendo. Ci stiamo chiedendo non solo la direzione in cui la nostra funzione cresce o decresce, ma ci stiamo chiedendo qual è la direzione di massima o minima crescita. E qui vi dice, guarda, è quello che vi ho detto adesso, un prodotto scalare è massimo quando i due vettori sono paralleli. Quindi questa roba qui sarà massima quando i due vettori sono paralleli. Certo, se togliamo il valore assoluto, il prodotto scalare sarà massimo quando sono paralleli concordi, oppure minimo quando sono paralleli discordi. Ok? Per concludere, la massima crescita della vostra funzione si ha quando V, quindi da tutto questo, massima crescita di F coincide con quale direzione? Cioè la domanda è: qual è la direzione in cui la vostra funzione cresce al massimo? Beh, deve essere V esattamente il gradiente di F nel punto x con 0, y con 0. Massima crescita di F in x con 0, y con 0, ovviamente. Di F in x con 0, y con 0. Si ha quando il vettore V è esattamente il gradiente. E allo stesso modo, massima decrescita, non ha molto senso minima crescita, è data dalla direzione uguale al gradiente ma col segno cambiato, cioè parallelo al gradiente ma nel verso opposto. Gradiente di F in x con 0, y con 0. E inoltre, la cosa che abbiamo detto sulla perpendicolarità ci dice che il gradiente è ortogonale sulle linee di livello. No, questo lo vediamo adesso, ancora non ve l'ho detto. Volevo un attimo continuare questo discorso qui. Cosa significa quindi che la nostra funzione cresce quando ci muoviamo nella direzione del gradiente e decresce quando ci muoviamo nella direzione opposta? Significa questo, che sarà la base dei metodi di ottimizzazione principali che cercheremo di vedere. Questo in particolare è quello che si chiama metodo della discesa del gradiente. Voi vi trovate in questo punto, ok? Facciamo che siete nel punto 3, 5. Misurate F, fate F di 3, 5 e vi è venuto 18. Ok? Poi calcolate il gradiente di F in 3, 5, cioè le derivate parziali della F calcolate nel punto 3, 5. E questo vi viene il vettore 1, 1. Facciamo. E adesso io vi chiedo, in quale dire... Voi volete cercare il massimo, ok? Il vostro problema è tale che voi siete interessati al massimo di F. Quindi voglio il massimo. Se voi avete questi dati qui e basta, queste informazioni che vi ho dato, dove lo andreste a cercare il massimo? Ovvero, è chiaro che così con solo questi dati non lo potete trovare, no? Ma se io vi chiedessi di fare un piccolo passettino qui in questo enorme spazio di coordinate, in questo enorme spazio di punti, voi siete qui, in questo punto, perché è quello in cui avete appena misurato il valore della vostra F, avete visto che è 18. Ora vi chiedo in che direzione vi muovete per vedere la F crescere. Verso destra, cioè parallelo all'asse ipotetico X. Ti muoveresti in questa direzione tu. Allora, magari c'hai fortuna, in questa direzione la tua funzione cresce, ma io invece dico che se mi muovo qui, in questa direzione, tu sicuramente non mi batti. In questa direzione a me la funzione cresce di più che a te. Perché? O se vuoi, prova a giustificarmi perché mi hai risposto
questa direzione? Perché pensi che questa direzione sia promettente per veder crescere la funzione? Beh, in base a quello che abbiamo detto prima, cioè tra due vettori. Cioè? È che se sono paralleli, vuol dire che c'è una massima crescita. Ok, e qui a che cosa è parallelo questo vettore? Quello che hai detto tu, intendo, non quello che ho detto io. Tu mi hai detto questo, no? Che ti vuoi muovere in questa direzione. E ora mi sta dicendo sì, perché questo vettore è parallelo a cosa? Ah, giusto, non c'è un altro vettore. Cioè, parallelo all'asse X, ma non mi sembra, senza andare a riprendere i fogli dietro, non mi sembra di aver detto da nessuna parte che la direzione di massima crescita è quella parallela all'asse X. Ti ricordi qual è la direzione di massima crescita? Perché più o meno ti stai ricordando bene, però non è Sì. l'asse È solo tra due vettori, ma qui non ci sono due vettori, quindi. X. In che senso non ci sono due vettori? Cioè, nel senso, quello che ho detto io era, cioè, non c'erano ancora vettori, non è un confronto tra due vettori, quindi. Però io un vettore te l'ho dato, ti ho detto che il gradiente viene questo. Quindi in che direzione ti muovi per far crescere la tua funzione? Ovvero, qual è la direzione di massima crescita? Lo riprendiamo qui. Qual è la direzione di massima crescita? Cioè in quale direzione dobbiamo muoverci da x con 0, y con 0? Per andare nella massima crescita. Ah, giusto, deve essere uguale a 1,1, quindi giustamente è obliquo. Sì. Quindi la direzione di massima crescita è il gradiente, ok? Questo è da ricordare. Quindi, se noi in questo punto calcoliamo il gradiente ci viene 1,1, questa è esattamente la direzione in cui dobbiamo muoverci dal punto per avere la massima crescita. Cioè, se io mi muovo da qui, sono sicuro che in questa direzione, appena comincio a camminare, vedo la funzione crescere. Cioè, da 18 diventa 18, qualcosa. Ok? E non solo, sono sicuro che qualunque scelta facciate voi, diversa da questa, a voi, quando guardate in alto quanto cresce la funzione, se anche siete fortunati che vi cresce, ma vi cresce di meno o uguale. Perché la direzione di massima crescita, per quello che abbiamo detto, è questa. Capite quindi che è un'informazione molto importante se io voglio trovare il massimo, no? Perché io a questo punto decido di fare un passettino e mi muovo e magari arrivo qui. Capite anche che c'è un problema. Questa è la direzione di crescita istantanea. Come ho precisato, significa che appena comincio a muovermi, la funzione cresce. Quindi magari quando sono qui, la funzione vale 19, quando sono qui la funzione vale 20, ma non ho nessuna garanzia che questa crescita continui fino a qui. Magari quando sono arrivato qui, la funzione che pure era cresciuta tanto nei primi pezzettini, diciamo, adesso magari la mia funzione vale 2. Capite? Quindi ora c'è un altro problema. Ora sappiamo in che direzione muoverci per vedere la funzione che cresce. Però se voglio operativamente usare questa informazione per raggiungere un punto di massimo, adesso devo ragionare un attimino, non posso semplicemente dire va bene, mi sposto in questa direzione di un metro, di 2 metri, di 3 metri. No, non so di quanto mi devo spostare in questa direzione, ok? In questo esempio mi dovevo spostare di questo pezzettino qui, piccolissimo. Perché dopo la mia funzione ha cominciato a decrescere. Ok? Per fare una cosa geometrica, diciamo, e poi possiamo forse interrompere. No, in realtà abbiamo cominciato a 15, quindi ancora un pochino possiamo ragionare. Quello che sto dicendo è questo: voi siete su una montagna, ok? O meglio, voi vedete l'altezza della montagna da terra, quindi siete qui sul terreno. E la montagna è sopra di voi, diciamo, in qualche modo, e siete interessati a trovare questo punto, la cima. Ok?
Allora, potete anche pensarlo, facciamo più realistico che siete sulla montagna, ok? Siete qui e volete capire come raggiungere la cima. Le proporzioni non sono esatte, quindi in realtà qui ci sono alberi, foresta, voi la cima non la vedete, quindi non avete idea della direzione in cui andare. Però qualcuno da terra vi c'ha l'equazione della montagna, facciamo un genio della lampada, e da terra qualcuno vi dice: guarda, ho calcolato il gradiente di questa superficie, di questa funzione, in questo punto, e ti dico intanto che adesso tu sei ad altezza 18. Ok, non è che ci serve questa informazione, però ti dico che sei all'altezza 18 e il gradiente viene 1-1. Voi avete una bussola che vi dà la direzione e quindi a questo punto lui vi dice: guarda, se ti muovi rispetto alla direzione standard di 45 gradi, se ti muovi di 45 gradi vedrai che vai in salita. Voi guardate, effettivamente a 45 gradi vedete che state andando in salita. Ok? Però attenzione, a questo punto dovete decidere quanto andare in quella direzione. Se andate in quella direzione tanto, così, cosa significa? Camminate, 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 arrivate in cima e poi però continuate e scendete. Quando avete fatto questo passo qui, siete arrivati molto più in basso di prima. Ok? Quindi questo è il problema che vi sto descrivendo adesso. Quindi quando io vorrò cercare un algoritmo che mi permette di trovare il massimo in questo modo, facendo tanti passettini, dovrò decidere la lunghezza di questo passettino. Ok? Questo metodo che vi sto descrivendo si chiama metodo della ascesa del gradiente, in questo caso spesso si chiama discesa del gradiente perché cerca i minimi invece che i massimi, e ovviamente è un metodo che comprende la scelta di un passettino da fare. Notate che quando siete arrivati qui comunque, quando rimisurate il gradiente vi dice che siete andati troppo oltre, perché il gradiente adesso punterà esattamente nella direzione opposta, cioè non nella direzione opposta, cioè vi dirà che cosa, vi darà una direzione presumibilmente diversa, in questo caso una direzione, diciamo, su un semipiano diverso da quello da cui state arrivando. Ok? Questo in generale, poi lo vediamo più nel dettaglio, li facciamo questi metodi. Ora era per darvi un attimino l'idea di che cosa si arriverà a fare adesso. Un'ultima considerazione, poi mi sembra un ottimo punto per fermarsi. La considerazione è questa, che se noi ora consideriamo una curva di livello, quindi stavolta ci mettiamo su una curva le cui altezze sono tutte uguali. Vi ricordo, le curve di livello le abbiamo fatte proprio nel primo giorno. Ne abbiamo parlato nel primo giorno, è uno dei modi per descrivere la vostra funzione, ed è questo. Sul piano XY, sempre funzioni di due variabili, una curva di livello, che questa sia la curva di livello corrispondente all'altezza 18, significa che lungo questa curva tutti i punti sopra hanno altezza 18. Vi ricordate? Quindi le curve di livello sono le curve nel piano XY, la cui equazione è F di XY, che sarebbe la Z, l'altezza del vostro punto, voi chiedete che questa Z sia costante. In questo caso 18, in questo disegno, ok? Questo vi dà un'equazione di due variabili, in XY, cioè dimenticate la Z, l'avete messa uguale a 18, quindi state cercando soltanto i punti del piano XY che vanno ad altezza 18. State tagliando la vostra superficie con il piano parallelo al piano XY di altezza 18 e la sezione che ottenete del vostro grafico di funzione la state buttando giù sul piano XY. Questa è la curva di livello. Bene, se ora voi prendete un vettore tangente a questa curva di livello, che cosa succede quando fate la derivata direzionale in questa direzione? Senza farla formalmente, ma sareste in grado con le definizioni che vi ho dato, quando voi vedete di quanto cambia l'altezza della vostra funzione nella direzione di questa curva,
La vostra, quanto cambia l'altezza della vostra funzione? Non cambia niente, perché questa curva è esattamente la direzione in cui non cambia. E quindi questa derivata direzionale, in questo caso, derivata direzionale rispetto a V di F, siccome la vostra funzione non cambia, viene zero. Derivata di una costante è zero, no? E quindi, siccome la derivata continua a essere il prodotto scalare del gradiente di F per V, questo prodotto scalare è uguale a zero. Quindi, per quello che mi avete detto poco fa, il gradiente della mia funzione è perpendicolare a che cosa? Alle curve di livello. Cioè, se io adesso vado a vedere il gradiente qui in questo punto, questo gradiente è perpendicolare a questo V. Non può essere così. Ok? Abbiamo appena mostrato che il gradiente è perpendicolare alla curva di livello, in qualunque punto. Quindi, che so, se mi metto qui, il gradiente è perpendicolare alla curva di livello. Il che significa che la direzione di massima crescita è andare perpendicolari alle curve di livello, che è abbastanza intuitivo, no? Perché se la curva di livello è costante, per spostare questa costante il più possibile, vado in una direzione che non penda né da una parte né dall'altra. Questo solo a livello proprio intuitivo e qualitativo. Questa cosa che ho detto credo sia questa. Ok? Questa equazione qui, gradiente scalare V uguale 0, il versore V è ortogonale al gradiente. Abbiamo dunque appena dimostrato che il gradiente in ogni punto è ortogonale alla linea di livello passante per quel punto. Ok, ragazzi, direi che abbiamo detto abbastanza, dovreste essere in grado di fare questi esercizi, senz'altro guardate e provate a fare questi che sono svolti, e poi vediamo cosa c'è. Sì, direi tutti questi esercizi sono ottimi, abbiamo fino a mercoledì prossimo, quindi per settimana prossima direi fate tutti questi esercizi svolti, ok? Magari la prossima volta per ripassare ne facciamo uno, però non vorrei farli tutti. Ok, ci siamo. Se non avete domande possiamo salutarci. Ciao a tutti. Arrivederci.